tutte queste riflessioni possiamo dare inizio a una sorta di dibattito, se c'è qualche curiosità, qualche domanda che volete fare. Siamo tra amici, non è un fatto assolutamente accademico, quindi se vi va di fare qualche domanda, di... Cosa? Certo, certo. Vera Mignano? Grazie, complimenti per quello che hai detto, e per a te veramente tanti auguri, e un avvenire davvero, diciamo, rispondendo a queste tue ottime qualità e queste ottime tesi. Volevo solo fare due precisazioni, cioè una è una informazione, cioè quanto è stato lungo il cammino perché la donna arrivasse almeno al diritto di votare. Pensate, forse quasi nessuno lo sa, che la prima proposta di dare voto alle donne, oltre che istruzione alle donne, è stata presentata nel 1876, all'indomani dell'Unità d'Italia, 1800, non 1876, da Francesco Ingrao, cioè Francesco Ingrao, nonno dell'attuale ancora, diciamo, Pietro Ingrao, che era sindaco di Lenola, per 15 anni sindaco di Lenola, e deputato. Quindi la prima proposta, 1876, e poi siamo arrivati al 1946 per avere il primo voto. Poi una piccola curiosità, Lucia, anche te, Luigina, anche te, ma vi piace proprio questa parola assessora? A me sembra che sia, a me piace. La grammatica, la facoltà, non ha detto che sia obbligatorio, ha dato la facoltà di usarlo, però a me sembra che contenga un pizzico di ironia e nello stesso tempo sia una deminuzio, perché la funzione è di assessore. Grazie alla professoressa Mignano per questa precisazione di quanto sia stato lungo il cammino delle donne per il conseguimento del diritto di cittadinanza. Quindi la cittadinanza è stato un percorso sicuramente lungo e complesso e come dire, in Italia e in altri paesi è arrivato addirittura appunto dopo la seconda guerra mondiale. E la ringrazio anche per aver sollecitato una riflessione in merito a quello che è oggi il linguaggio di genere. In realtà il linguaggio di genere oggi è un tema molto importante, è centrale, e c'è una pubblicazione della Regione Lazio che è molto finanziata dalla Regione Lazio, in realtà dalla Regione Lazio, in cui dice sovvertiamo gli stereotipi, non la grammatica, in cui oltre a mettere in luce come il femminile di assessore e assessora, di sindaco e sindaca, di medico e medica, molto spesso in realtà la diminuzio siamo noi che la percepiamo nella nostra testa. Come mai la principale segretaria la segretaria del più importante sindacato italiano si fa chiamare segretario, non si fa chiamare segretaria, il segretario della CGIL. Il direttore di un giornale, anche se donna, si fa chiamare direttore, non si fa chiamare direttrice. Come mai? È una questione di status, perché la direttrice ci evoca la direttrice di una scuola, che è un lavoro meno importante di quello di un direttore di un giornale. È la stessa cosa, quindi, oppure sono tanti, è una questione che deve entrare nella nostra cultura di genere.
A me assessora piace, a me piace il femminile perché non siamo mai in un ambiente neutro, io dico sempre che bisogna disaggregare i dati ad esempio, quindi non lo so, io a me piace il linguaggio di genere e spero insomma che entri anche un po', anch'io sono stata a salutare un'assessora di recente, ho chiesto dell'assessora e le persone mi ridevano in faccia perché pensano che ci sia da ridere, invece non penso che ci sia da ridere, penso che sia davvero davvero importante perché la cultura passa anche dal linguaggio. Grazie, felicità. Allora, buonasera, sono la insegnante della Maria Rita, la scuola materna, proprio in interesse della scuola cultura di genere da parecchio tempo. E voglio chiedere questo, i fondi di centri antiviolenza, dei fondi europei, come mai non arrivano i fondi per la cultura di genere, quindi per contro la violenza, come mai non arrivano nei centri antiviolenza? Allora, siccome che parecchi centri di antiviolenza non arrivano soldi e parecchi centri stanno chiudendo, quindi questo volevo dire. Io mi informo, se lei mi lascia un numero di telefono, domani. Ok, poi dopo, non mi interessa. Allora, prima di giungere alle conclusioni, se c'è qualche altra domanda, qualche altra riflessione, poi. Beh, la domanda è senza dubbio impegnativa, però è fondamentale, è un tema centrale. Sono stata alla fine di aprile a Salerno a fare lezione, sono stata invitata per una lezione e è stata una lezione molto difficile perché i ragazzi non erano contenti che io fossi lì a parlare di pari opportunità, i ragazzi intendo proprio i maschietti, non erano contenti. Uno in particolare mi ha detto: ma basta, perché dobbiamo parlare di femminicidio? Parliamo di omicidio. Quindi anzitutto voleva negare il fatto che si trattasse di un omicidio che riguardava soltanto le donne, perché a livello europeo la media è che ogni 20 donne ammazzate per mano del proprio partner, marito, partner, compagno, ogni 20 donne soltanto un uomo muore in tal modo. Quindi anzitutto negare il fatto che si tratti di una emergenza, di un'emergenza non soltanto nazionale ma davvero a livello europeo, perché il femminicidio tocca tutte le società, gli ambienti più poveri, i più ricchi, le persone con un più alto livello culturale, con un livello culturale inferiore. Il femminicidio è dovunque. Ciò che penso io è che ma siamo arrivati ad un punto in cui da un lato la legislazione punitiva non basta perché bisogna andare a monte, come ha detto lei, ma come mai siamo arrivati? Come mai abbiamo, viviamo in una società, in un contesto in cui appunto da così tante donne vengono uccise per mano del proprio partner? E prima di essere uccise ci sono tante forme di violenza, non le dimentichiamo, da quella fisica, da quella psicologica, da quella economica. Come mai? Io penso perché le relazioni tra i generi non siano basate sulla parità, perché manca una cultura di parità. A Roma una volta passeggiando ho visto un murales di un ragazzo che diceva alla sua fidanzata: sono venuto a ricordarte che te sei roba mia, ti amo. Le relazioni fondate sull'avere e non sull'essere portano al femminicidio, penso. Al fatto che non si parla più, non ci si confronta più, non si condivide, perché la condivisione è la chiave dell'amore. Il rispetto è un'altra parola chiave. Quindi io penso che, come dicevo, no? Il volume è dedicato a tutti i bambini e a tutte le bambine, perché dobbiamo partire dall'infanzia per
per costruire all'educazione sentimenti, all'affettività. Oggi c'è una carenza di affettività, di amore, abbiamo paura, ma è un mondo in cui non stiamo bene, ma non stiamo bene noi donne, ma non stanno bene neanche gli uomini, ai quali non è concesso piangere da piccoli, perché se piangi sei una femminuccia. Non è possibile tenere mano nella mano il tuo amico, perché non va bene, e da grande devi dimostrare di essere forte, di essere bravo, di portare soldi a casa. Gli uomini non stanno bene in questa società, cambiamo la società per gli uomini e per le donne. Forse il femminicidio non sarà più un dramma, questa è la mia visione. Se non ci sono altre domande, io credo che possiamo concludere questa serata, secondo me di grandissimo interesse, e credo che ognuno di noi possa ritornare a casa e può fare le proprie riflessioni. E comunque io dico a me stessa e a tutti noi di continuare insieme questa battaglia, con proposizioni, con progetti, lavorare sul territorio, la famosa rete di cui parlava Virginia. Certo.